siamo il PD, non siamo dipendenti di un'azienda privata che fa software. Siamo cittadini di un paese che si chiama Italia. Noi non scegliamo il capo sulla base di un principio dinastico: se ne va il padre, arriva il figlio. Noi scegliamo il leader sulla base di un principio democratico. Votano i milioni a casa nostra. Voi, non io, noi abbiamo fatto uscire il paese dalla crisi. Non basta, non applaudite perché non basta. Ma la verità deve essere raccontata. 3 anni fa il paese stava precipitando. Ci dicevano che avremmo fatto la fine della Grecia. Fatevi una foto di gruppo, lì stavamo noi, lì è entrato il PD. E il PD ha messo in campo delle misure che sono oggi riforme che producono risultati. Io vi dico che non sono soddisfatto. Io vi dico che non sono contento. Io vi dico che a noi non basta. Ma se non partiamo dalla verità, e cioè che il paese era in crisi e noi l'abbiamo preso per mano nel primo tempo della ripresa e l'abbiamo portato fuori dalla crisi, non riusciamo a dire qual è il secondo obiettivo, qual è il secondo tempo. La storia dei 1000 giorni, lo dico io per primo, è una storia che deve essere messa agli atti. Nessuno la può toccare. Hanno tentato di cambiare il passato, hanno tentato di raccontarla in modo diverso, hanno detto che il Jobs Act non ha funzionato. Sono 918.000 posti di lavoro, che noi citiamo sbagliando io per primo come un numero, ma non è un numero. 918.000 non è un numero, sono 918.000 persone che con un lavoro hanno ritrovato la dignità. La differenza tra noi e gli altri non è che noi abbiamo portato 2 milioni alle primarie e loro 37.000. Questo riguarda la parte organizzativa, va bene, ne siamo orgogliosi, ne siamo fieri. La differenza tra noi e gli altri è che noi diciamo 918.000 e intendiamo posti di lavoro. Loro non pensano ai posti di lavoro, il loro numero sui posti di lavoro è zero. Loro pensano al sussidio per tutti, all'assistenzialismo per tutti, al reddito di cittadinanza per tutti, alla mancanza di centralità del lavoro. Abbiamo iniziato a ridurre le tasse a chi nelle imprese investe nel mondo del lavoro. E abbiamo iniziato ad aumentare i salari a chi guadagna meno di 1.500 euro al mese. Tra l'altro mi piacerebbe dire a tutti quelli che teorizzano la discontinuità, a Di Maio, a Salvini, vorrei dire scusate, ditelo agli italiani che volete eliminare gli 80 euro. Ditelo a 10 milioni di italiani che volete togliere loro quello perché lo ritenete una mancia elettorale, quando per chi guadagna 1.000 euro quegli 80 euro sono un aiuto vero. Ditelo! Se volete togliere e licenziare 100.000 insegnanti che abbiamo assunto, ditelo se volete rimettere la tassa sulla casa, ditelo. Questo nostro paese non merita chi offende e chi insulta, ma ha bisogno di persone per bene, solide, che non gridano onestà nelle piazze, perché l'onestà ce l'hanno iscritta nel proprio cuore, perché l'onestà la vivono quotidianamente, perché l'onestà è il loro pane quotidiano, ma sanno che la vera politica onesta è la politica capace di fare le cose e di accettare le sfide. Questa politica è la politica del PD. Mettiamoci in cammino, ci sono delle elezioni da vincere, ci sono gli italiani da portare nel futuro.